Otto titoli italiani, un titolo europeo. La vittoria del FEI Endurance Young Riders World Ranking nel 2016 e nel 2019 e il conferimento della medaglia d'argento al valore atletico da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò. Questo recita il palmarès di Costanza La Liscia. La 23enne amazzone perugina, punta di diamante della scuderia Fuchsia Team Italian Endurance Stables Academy di Agello, capace di centrare l'ennesima performance di spessore nel deserto arabo, in una delle manifestazioni più prestigiose della disciplina, al termine di una prova condotta ad altissima velocità assieme alla cavallina Farah Dubartà, con Costanza che ha parlato di tutto questo al caffè di TRG, raccontando anche la preparazione dietro a competizioni equestri di caratura mondiale. Ho partecipato il 4 marzo scorso alla Furzan Cup 2023, una delle gare più prestigiose, più importanti e più dure del panorama internazionale della disciplina dell'endurance equestre, che è la disciplina del mondo dell'equitazione che pratico. La gara è una gara estremamente affascinante nel deserto di Alula, nell'Arabia Saudita, un deserto misto tra sabbia e rocce rosse meravigliose. E sì, piano piano, a partire dal primo giro fino ad arrivare all'ultimo, per la distanza di 120 km, io e la mia cavallina Farah Dubartas abbiamo conquistato sempre un piazzamento migliore nella classifica finale e siamo arrivati nove. Dopo 100 km, il mio cavallo, per ancora 20 km, aveva tante energie da darmi e appunto mi ha permesso di raggiungere comunque questa velocità media dell'ultimo giro molto alta, molto importante, soprattutto per le caratteristiche del percorso dell'Arabia Saudita, che comunque è un percorso molto tecnico, sabbioso, intorno all'interno dei canyon rocciosi appunto che fanno parte di questo deserto. E questa è una sensazione bellissima, perché comunque ti rendi conto che il lavoro che tu hai fatto ha dato i suoi frutti, che comunque il lavoro fatto sul cavallo cioè, si sta rivelando buono, perché appunto lui ha ancora tutte queste energie da mettere a disposizione e raggiunge velocità molto alte. Io per sei volte a settimana comunque curo la mia preparazione con allenamenti in palestra. Sono attenta alla mia alimentazione con un piano ben specifico. Quindi assolutamente sì, per raggiungere risultati così importanti, oltre a tanta passione e tanto sacrificio, comunque è necessario lavorare in modo professionale, affiancato da professionisti che comunque possano supportarti in percorso di preparazione verso poi obiettivi così importanti. Ricca di impegni l'agenda sportiva di Costanza, che guarda da vicino al campionato italiano come obiettivo da perseguire, ma conserva nel cuore il sogno olimpico. Sarò impegnata in una gara in Puglia, dove il sabato competerò in una 120 km e la domenica in una 160 km. E invece per giugno uno degli appuntamenti più importanti è proprio il campionato italiano, che quest'anno tornerà in Umbria, in particolar modo a Castiglion del Lago. Sto già preparando alcuni cavalli per partecipare a questa gara molto importante, sicuramente la gara più importante del panorama nazionale. Da sportiva, penso come tanti, il sogno è l'Olimpiade. Al momento non dico essere un sogno irraggiungibile, ma lontano, in quanto la nostra disciplina non è inserita adesso nei giochi olimpici. Quindi chissà che un giorno anche l'endurance entri a far parte delle discipline olimpiche, e a quel punto magari il mio sogno può avverarsi.